Quest principale si parlava, giusto? Sono cose nuove qua, no? Sono tavole a cui ci si può sedere. L'Emporio sarebbe stato sveglio farlo in realtà, per vendere, ma nulla ci vede di tornare in in Norvegia. Cioè, non fosse che tecnicamente ci vorrebbero settimane di viaggio, ma dettagli. A Assassini, presto, eh? Eivor! A presto. Dag, ti prego, così deve essere. Salve. E io posso aiutarti. Guardami, guarda queste braccia. Non Sono una posso. bestia! Ok, non posso andare Solo là. te, Oh. Eivor. Rowan! Che cosa succede? Basim è già in partenza. Anche Sigurd intende andarsene. È davvero così? Sappiamo che i figli di Ragnar sono accampati a nord. Ci sarà utile far loro visita per consolidare la nostra presenza qui. Ti È lì che si è diretto Basim. basti sapere che Basim ha altri scopi. Noi abbiamo obiettivi più urgenti. Andrò nel Leicestershire, in una città chiamata Repton. Eivor, voglio che tu mi raggiunga quando avrai finito qui. Posso venire ora? Mi serve solo un Non cavallo. vuole. Non ancora. Prima parla con Randvi. Ha diversi incarichi da affidarti. Oltre a occuparti dell'insediamento, devi anche pensare a stringere alleanze. Non conquisteremo l'Inghilterra senza amici al nostro fianco. Ok. Lasciami venire con te, Sigurd. Sono il compagno ideale per dei lunghi viaggi. No, Dag, il tuo posto è qui con i razziatori. E ricorda di seguire gli ordini di Eivor. Tu sei sicuro che stai facendo esattamente quello che comunque voleva fare tuo Attenzione, padre? fratello. Ti raggiungerò appena posso. Sì. Quanto a me, baderò ai razziatori. Seguire gli ordini di Eivor è una prova? Potrebbe Gigi, stacci. essere. Sigurd è molto saggio. Preferirei obbedire a un pidocchio. Dobbiamo fare un duello io e te, forse, vero? Mettere le cose in chiaro. Sarà un luogo perfetto per il mio lavoro, Eivor. Qual è il tuo Grazie. lavoro? Se il tuo lavoro ci gioverà, lo studio sarà tuo per tutto il tempo che rimarrai con noi. Vi sarò utile, poiché abbiamo dei nemici in comune. Hanno radici che penetrano nel cuore dell'Inghilterra. Ma estirpandoli dai luoghi in cui sono più forti, avrai maggiore possibilità di stringere alleanze. A Lunden agiscono senza alcun freno. Se tu li eliminassi, la città sarebbe in debito con te. Parlerò a Randvi della tua idea. Saprà consigliarmi. Bene. Ma prima che tu vada, c'è dell'altro. Un dono che vorrei farti. Un dono. Non posso mostrartelo qui. Puoi venire con me? Oddio, non è una cosa sessuale, Ma certo, ti seguo. Fammi leggere qua al volo. Discepolo Haitham, è per te un grande onore poter accettare l'invito di Maestro Basim e esplorare il nord Europa per liberarlo dai nostri nemici. Sento come un affanno nel tuo respiro, Hitam. Aspetta. La ferita ti dà ancora problemi? Temo che sia Oddio. così. Ho un dolore al petto che non riesco a curare. Riposa allora. Nel frattempo allenerai la mente e ti riprenderai. Certo, anche se non vorrei deludere il Beh. mio mentore. Rischieresti la tua vita pur di soddisfare Basim. Proprio non riesco a capire. Non mi sorprende che tu non capisca. Quando ci siamo conosciuti, ho notato una certa diffidenza nel tuo sguardo, l'ombra del dubbio. È una domanda? No, solo un'osservazione. Corretta. Comunque diceva sì, segui Basim. State a corto, ragazzo. Grande lettera. Qui che c'era? Ah no, questa è una che Devo andare non ha adesso. ancora Ci vediamo. un posto in cui Ci fare vediamo presto. barche. Ti Barchetta. senti in grado di condurre la barca? Sì, non temere. Ma gli sforzi prolungati mi consumano. La mia energia si esaurisce presto. Ma potevo farlo io magari allora? Tu potevi limitarti alle chiacchiere e a dare indicazioni? Troppo facile. Abbiamo l'arco? 8 frecce.
Vabbè, dovevamo fare 2 metri. Buttarti in acqua. È un dono che farai tu a te stesso. Altri enigmi. Molto divertente. Lo so che ti spieghi. Questo dono non si può consegnare. È un modo di vivere. Ancora non ti seguo. È più facile a dimostrarsi che a dirsi. Aspetterò allora. Perdona l'attesa. Questo dono si chiama balzo della fede. Uno dei riti più sacri della confraternita. Ok. Non è un'arma che usiamo contro il nemico, ma un atto che rafforza la nostra determinazione. Come una meditazione, ci dà equilibrio nella mente, fermezza nelle mani e risolutezza nel cuore. E nella pratica può servire per spostarsi, fuggire, nascondersi. Lo chiami balzo? E stiamo salendo piuttosto in alto. Già, è letterale. Eccola di nuovo, l'ombra del dubbio. Ci siamo quasi. Ecco, siamo diretti lì. Immagino che tu voglia buttarmi di sotto, è così? Ti prego, dimmi se sto indovinando. Per rovinarti la sorpresa? Bah! Per effettuare il balzo della fede, devi abbandonarti a qualcosa di più grande. Agli dèi? A te stesso. Abbraccia la speranza che la morte non giungerà finché non sarai pronto. Credi a questo e non temerai nulla. La nostra morte è già scritta. È un filo già teso nel tessuto del mondo. Averne timore sarebbe vano e penoso. Tanto lo so che mi vuoi portare qua, ragazzo. No! Ti ho anticipato così tanto che sei rimasto allibito. Forza, forza, ce la puoi fare. Vado bene così piano? E hoppi! E hoppi! Prima andrò io. Al mio ordine mi seguirai. Trova la fede, trova la forza e spicca il volo. Trova la cheerleader. Che io salti. Salva il mondo. Sì. Senti, non lo farei neanche se avessi le ali. Grazie per la lezione, ma... Aspetta e guarda. Cos'era quell'occhiolino così cringe? Trattativa d'alleanza con un nuovo territorio della mappa. Sì. Razza di stupido! Sei ferito? Lo vedi? La fede è più forte della paura! Tecnicamente... Il ha attutito la caduta! Eivor! Non avevo mai visto questo tuo lato! Non alimentare la tua paura! Dominala! Guarda che ieri l'ho già visto fatto... la mia morte in una visione. Più volte! Non sarà qui, né oggi. Non so perché adesso dovessimo avere paura, ma ok! Un volo perfetto! Come ti è parso? Dicevi il vero! È stato folle e potente! Una purificazione! Un dono fatto a me stesso! Ora capisco! Grazie per avermi mostrato la via! Di nulla! E grazie a te, Eivor, sì, per avermi ascoltato! Non riprendiamo la barchetta, dicevi però, che questo balzo della fede è un rito sacro! Lo devono praticare tutti gli occulti! Sì, che io sappia! È un rito di iniziazione che risale al periodo antecedente alla nascita di Gesù Cristo. Vuoi fare di me un iniziato? Ci proverei se tu fossi interessato. Ma questo non è lo scopo del mio viaggio. Basim e io siamo a caccia di prede. L'ordine degli antichi. Sì. Ricordi il medaglione che hai preso dal corpo di Chiotve? È il loro simbolo. Quindi ne ho ucciso uno. E noi intendiamo spazzarli via dal mondo. Anche loro agiscono in segreto. Ma il loro scopo è dominare il mondo e non liberarlo dalle catene. L'ordine non è l'unico a desiderare il potere. Anche Sigurd e io lo cerchiamo, per avere una nostra terra e tutto l'onore che ne consegue. Non paragonarti a quella gente. L'ordine non ha onore, non ha principi, né umanità. Beh, in effetti lui era spietato. Pure controlla una moltitudine di troni inglesi. Se intendi pacificare l'Inghilterra per il bene del tuo clan... Allora è nel mio interesse offrirti ogni aiuto. Tu cerchi alleanze. Noi vogliamo purificare l'Inghilterra. E a voi sta bene che la comandi io, poi l'Inghilterra. Sigurd? Unite in una sola causa.
Forse pensi che questa terra sia governata da Jarl innocui e da Thane incapaci. Ma se osservi, vedrai una minaccia più seria. La mano invisibile dell'Ordine è ovunque. Con il suo tocco ammorba e avvelena tutti gli strati della società. Dai pescatori più umili ai mercanti più ricchi, dai Thane più influenti ai re più inutili, l'Ordine ha corrotto chiunque. E se Sigurd fosse un templare? E fosse quello il motivo per cui noi poi lo tradiremo? Pensiero estemporaneo. Ok. Dove è andato? È tornato qua? Basim mi ha dato un compito preciso. Stanare ed eliminare l'ordine degli antichi in Inghilterra, cercando fin negli angoli più bui. Collaborare per raggiungere questo fine beneficerà entrambi. Tu otterrai maggiore influenza nei regni d'Inghilterra. E tu raccoglierai molti medaglioni. Esatto. Dovresti iniziare a Lunden. Stando a dei resoconti affidabili, l'ordine trama per fare sua la città. Ne parlerò insieme a Randvi. Mentre sei là, tieni gli occhi aperti e cerca di scorgere il nostro simbolo. Secoli fa gli occulti si servivano di alcuni studi. Ne ricordo sei, credo. Se riuscirai a trovarli, ispezionali in cerca di documenti con lo stesso simbolo. Mi saranno di grande aiuto. Lo farò. Grazie, Hitam. Per tutto quanto. Va bene. Iniziamo ad avere più... Ok, questo è molto simile a... cose già viste in passato. L'Ordine degli Antichi è una società segreta di pagani che si è infiltrata in tutti i livelli della società per diffondere la sua visione dogmatica del mondo. E stanarle è possibile trovare indizi in giro per il mondo. Gli accordi sono mercenari che assistono l'Ordine e ne fanno rispettare i decreti. Ne abbiamo incontrati due entrambi di livello 90. Trovali ed eliminali per avere indizi sull'identità dei membri dell'Ordine. Scova ed elimina, puoi anche trovare indizi stringendo alleanze, esplorando l'Inghilterra e aiutando i bisognosi. Una volta trovati tutti gli indizi su un membro, la sua identità verrà rivelata e sarà possibile rintracciarlo. Gerarchia dell'ordine. I membri dell'ordine seguono un sistema gerarchico. Assassinare un palatino o un prevosto farà ottenere informazioni sul loro maestro e alla fine svelerà l'identità del gran maestro dell'ordine. Secondo me Sigurd qui c'è. Non so se è proprio il livello più alto, ma secondo me è nella fila subito precedente di questi. E qui abbiamo già degli indizi per qualche motivo. Ah, perché abbiamo trovato delle note. Qui già sappiamo chi è. Perché abbiamo l'immagine. A che livello sono questi? Io ho messo traccia a bersaglio, ma... Vedi, questi sono quelli che abbiamo visto lì, potenza stimata 90. Perché l'abbiamo incontrata. E questo è potenza stimata 90. Ok, ok. Qua, questa zona le ha lo stimato 20. Forse sono entrambi là. Ok. Nel caso mi sta anche bene. Missioni che abbiamo quindi. Mappa delle alleanze, parla con Radvi. Raggiungi il livello 3 dell'insediamento. Trova e uccidi i membri dell'ordine. Missione allunga. Trova tutte le pagine del codice, anche queste sono missioni molto lunghe. Direi, prima di smuoverci oltre, consegna medaglioni all'ordine. Non ce ne ho. Non ce ne ho. Ciao. Devo andare. Allora vai in pace. Ok. Ok, allora.
Se Sigurd è un templare, perché sarebbe tipo dietro due assassini? Hai ragione, nel senso, ha poco senso di per sé. Però conoscendo come ragionano qua in genere e sapendo che dobbiamo tradirlo, o lui è sotto, cioè tipo sta seguendo le direttive di un templare e non lo sa e si schiera contro di noi. Per esempio scopriremo che ne so, i Ragnarsson che sono qui in realtà sono templari e lui sarà un sottone loro e chissà che succede. O sta facendo un gioco molto figo, molto particolare. Se no, perché dovremmo tradire Sigurd? Per come si stanno iniziando a improntare le cose. Allora, io cosa avevo fatto tutto un ragionamento prima di dove volevo andare e cosa volevo fare. Ed era un... La freccia guidata in realtà non ci serve. Ma ci andremo perché qui ci sono queste cose che magari ci piacciono di più. Dovrei anche vedere qua cosa c'è, eh? Ma ok. Ok. No, non volevo parlarci, scusa, colpa mia. Devo andare. Ciao, 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 ciao. Ciao tante care cose. Quelli erano altri indizi sull'ordine? Questa è una tabella nuova, no? No, niente di nuovo. Ok, allora. Mondo. Qui noi non abbiamo uno spostamento rapido, ma volevo capire se davvero era... Andiamo e miniamo sta gente, perché quest'area è di livello 20. Quindi potenzialmente potremmo fraccarli di botte. Certo che potevano mettere che le città avevano spostamenti rapidi, no? Qui abbiamo anche dei tesori. Quello è sempre... Oddio, da là neanche è veloce chiamarsi. No, partiamo da qua, va. Partiamo da qua. E andiamo subito a vedere questi dell'ordine come sono, che roba è. Poi andiamo a parlare con Randvi. Cioè, quanto vorrei avere un livello di potenza molto più alto per poter già iniziare a picchiare la gente figa. Se lo chiamassi direttamente da qua, no? No, non funziona, ok. Ho capito, stai tranquillo. Duro Liponte. Un amico di Gabri. Allora. Vedi che lo so fare figo io il salto? Allora, visto che ora siamo qui, però, almeno un'occhiatina a quello che c'è proprio qui intorno la darei. Oh, vedi che in corsa è figo. È là. Ah, oh, una di queste pagine infami, ok. Certo, prima o poi ci buttano in mezzo a qualcosa di pericolosissimo. Che già stava succedendo fondamentalmente. Saremmo dovuti rimanere in alto, vero? E fare tutti i fighi. Dai che ci siamo persi la pagina. Oh mio Dio, dimmi che non me lo fa rifare. Dimmi che ci aspetta. Ok, è là. Andata ancora più in alto. Le frecce mi servivano. Ma perché vediamo ancora quel mercenario dall'altra parte del mondo? No, non volevo fare quello che ho fatto. Non volevo indossare il travestimento. Volevo capire se qui c'era qualcosa. No. Cioè, quello è un buggone, quello che vediamo il mercenario da laggiù. Si è resettato, vero? Si è stra-resettato, maledizione. Oh, c'era qualcosa. Questo posso romperlo per dopo? Per fare prima? Sì. Quello che non ho capito è certi salti qui non è che erano la cosa più fluida del mondo. Tutto l'albero. L'albero mi era risultato un po' ostico. Di nuovo, infatti. Sono
so se è un bug o sono semplicemente una pippa io. In questo caso penso sia più facile la seconda. Shit. Ok, ce la possiamo fare. Non è vero. Sto mentendo sapendo di mentire. Ok, questa è stata fatta. Qui non siamo caduti. Ok, meglio. No, ragazzo, che cazzo fai? Grazie. La porta l'avevo sfondata. Ok, si è riaperta, ma passiamo qua anche noi sto giro. Ok, ok. Dai che ci sto, dai che ci sto! Grazie. Wow! Schema auspicio del Valhalla! Dobbiamo metterci quel tatuatore, regà, troppo. Là in alto. Ci arriviamo anche solo da qui sotto? Sta di no, eh? Bastardi. Ok. Questa che roba è? Frecce? Più complicato di quello che sembra, vero? Si parta da lassù? Tipo qua? Ok. Poi corda. Ma io là non ci arrivo lo stesso, mi sa. Ma cazzo. Che mi manchi un qualche strumento per fare questa cosa? Qui non posso arrampicarmi per nessun modo. Ero stato un figo che ho sgamato lo scoiattolino. Ho sgamato tutto quel passaggio che da qua ha portato qua. C'era qualche ramo che avrei dovuto prendere. Salve. Secondo me questo al momento me lo scordo. Sento anche che ci torneremo qua. Va bene. Soffro, ovviamente.
Dov'è che dobbiamo andare noi? Qua. Ok, andiamoci a prendere la barca, va? Che sofferenza quando lascio queste cose indietro, ma secondo me lì c'è qualcosa che mi sfugge, ma non sono sicuro che sia colpa mia. Sempre un po' più lontani, mi raccomando. Calate la vela, mi raccomando, perché non è che vi chiamo perché devo andare da qualche parte. Che lingua stai parlando? Vela fuori! Canta una canzone, va. Canta, canta. Cominceremo da qui. Attenzione! Ci sono soldati laggiù! Avvolgete la vela! Era un posto da razzia? Non l'avevo capito, ok, aspetta un attimo. Che razzia! Ma... comunque dopo ricaricherò la partita, perché quel coso l'ha buggato e inizia a essere fastidioso. C'è equipaggiamento qui. Zitti tutti. Lì c'è una chiave. Non è la prima volta che vedo il segnalino della chiave. Ignoratemi, ignoratemi. Ah, perché ce l'ha una persona la chiave. Dai. Troppi. L'attacco in corsa è stato figo. Tu sei morto. Il signore ci sono. Depreda, depreda. Non ho depredato niente. Ma non era... oh, poi è da terra, ok. Con calma, ragazzo. Bene. E ok, mi lasciate depredare questo? Ok, ricchezza ottenuta. Ah, era... quindi l'altra volta quando abbiamo preso il lingotto così a random era perché c'era uno con la chiave, ok. Mo' ho capito, stronzetto. Invece questo non l'ho capito per niente. Allora, volevo fare... ok, con calma. Volevo fare l'assalto in corsa. Scatto, scatto, scatto. Non ha scattato per niente, ma ok. Ah, per un pelo. Scusa? Da quella distanza? Circondiamo il nemico. Vai giù. Spam. Il luogotenente picchia forte. Chi è, dove? Devi crepare. Voi siete tutti a posto? Sì. Conferma uccisione. Era così, proprio buttata qua a random. Ragazzi, hardcore.
mai scoperto. Te ne do atto, ma non riuscirai a scovarci tutti. Non scaverai abbastanza. Neanche ti ho ucciso io. Siamo un grumo e anche un cancro. Siamo fermi nell'acqua, eppure veniamo dispersi dalla corrente del fiume. Stai bene? Che domanda è mai questa, in un momento del genere? Dietro le tue parole vedo qualcosa di incomprensibile. Un mistero che si cela dietro ogni tuo debole sussurro. Mi ha detto poco, se non che erano un grumo schifoso. Ma ok. Palatino Leofgifu il Fodero. Sovrintendente delle operazioni militari clandestine dell'ordine del Grande Bridgeshire. Procurando armi ed emanando ordini speciali per reclutare i soldati. Resa orfana dalla peste, Leofgifu si unì ai banditi e in seguito divenne una mercenaria. L'ordine la accolse per la sua straordinaria abilità in combattimento e la convertì alla causa. Leofgifu, che era una mercenaria molto richiesta, seppe costruirsi una rete di conoscenze utili, distribuendo ricchezze e favori. In cambio nessuno indagò su quello che sembrava una normale attività di contrabbando, mentre il fodero accumulava un arsenale da tenere a disposizione dell'ordine. Ok. Quindi siamo a 2 sconfitti e abbiamo un indizio sull'incudine. Ispeziona la forgia vicino alle rovine circolari sul terreno dell'abbazia di Sant'Albano a nord di Lund. Va bene. Questi sicuramente, quando poi ci mancheranno indizi, inizieremo a fare una cosa più di questo tipo. La chiglia alla barba. Ok. Qui possiamo tracciarli, ma non ce ne frega niente perché ci aprono. Abbiamo una runa dell'agilità. Non posso mettere rune in quest'arma, è vero, maledizione. Io vedi, il problema è che non posso mettere rune in nulla. Confessa i tuoi peccati. No! Se non locco. Ah. Se locco. Da questo punto di vista è meglio, eh? Sì. Dai, su che c'è la finestra aperta, mi entrare e basta. Chi sta? Ah, sta andando all'arciere là fuori. Ok. Vediamo che roba è. Ascia da uscarlo. Questa è a due mani. Questa è palesemente a due mani. Ascia barbuta superiore. Attacco dopo ogni colpo fino a 10 volte. È una mano. Allora, confronta. La stella di ferro ha un attacco molto più alto, ma è più lenta, abbiamo detto. È più pesante. Proviamola un pochettino, signori, anche perché possiamo metterci delle rune, quantomeno. Questa perché dice che è inserita nell'ascia... Ok, quindi la metto qua o là. Danni leggeri. Lei fa danni leggeri? Domanda. Dove lo capisco? Ah, no, è il tipo d'attacco. Se faccio attacco leggero o pesante, ovviamente. La maggior parte degli attacchi che faccio sono leggeri. Ok. Potrei metterci ira sempre, che forse era meglio. Qui non mi aggiorna niente. Se ci metto questa. Comunque non si aggiorna la statistica qua, peccato. Però utilizzare un po' di upgrade gratuiti non mi fa schifo. Mamma mia, questo l'ho spaccato. Questo l'ho spaccato. Allora, 2 punti talento ci piacciono. Stavo andando di qua. Ho molto dubbio che ci serva davvero la freccia guidata. Potremmo andarci a ricollegare di là poi, senza passare di nuovo da qua, ma... L'assassino a catena invece sono praticamente sicuro che non me ne freghi niente al momento. Sapete che per ora mi prendo il potenziamento adrenalinico subito e ciao?
Quello ci serve sicuro. Trucco dell'assassino. Dopo una parata riuscita, premi velocemente F per lanciare una bomba fumogena a terra e scomparire. Ah, ma quello si può usare poi per fare l'attacco con l'assassino, però. Questo! Allora, se ho questo, mi ha senso questo. Avere questo prima di questo, no, per come agisco io. Ok, e andando qui magari vediamo comunque quello che c'è qui. Dai, dai, facciamo così per ora. Questi ancora non ci ho mai provato. Sarei curioso di vedere cosa c'è qui dietro poi in realtà. Magari passando da qua. O poi qua. Perché questo mi interessa poco. E prima o poi... Adesso sapete che... No, forse voglio sbloccare questi qua. Voglio vedere che altro c'è qui oltre a questo. Perché il melee lo sto tenendo molto indietro, ma è quello che alla fin fine, per forza di cose, usiamo di più. Per forza di chiusi. Qui c'era altro? No. Quindi l'altro che abbiamo sgamato, secondo me, sta in Norvegia. L'altro sta in Norvegia, perché se non sta qua... Ne avevamo due, nell'ordine. Si trova al mercato della città di Leicester. No, è sta qua, non è. Ah, non l'avevo tracciato. Ah, ne posso tracciare uno solo alla volta. Ne posso tracciare solo uno alla volta. Stare a livello 20 sempre, no? Andiamo a massacrare sto pusillanime. Partendo da qua, a quanto pare. Gli unici due che conosciamo, almeno ammazziamoli. Togliamoci il pensiero. Lancia di bello. Sì, sì, monta però. Non da qua poi. Z. Z, la formica. E. Vamonos. Shift. Shift. Corri. Corri di più. Anche a cavallo c'è la visuale cinematografica. Ma sto Red Dead proprio. Che giro stai facendo? Ok. Grazie. Ci siamo. Va bene. Mettetevi comodi. Se penso alla quantità di ore che già sta passando così, ma che off screen farmerò tutti i puntini delle aree. Probabilmente nel weekend potrei anche non streamare e andare avanti solamente di robetta così. Vedrò. Oddio, ha poco senso, però. Forse domenica pomeriggio un po' stream. Vediamo. Vabbè, poi in realtà pure domani. Sì, stavo dicendo no perché anche la mia compagna sta giornata di riposo dal lavoro, che in generale lavora invece il sabato. Dico, spenderemo tempo insieme, ma tanto non è che si può fare tanto in giro. Sad story. 2020. Ok, questa zona dimmi che non è ostile. È necessario occultarmi qui. Ok, quindi è ostile ovviamente. Cazzo. Voilà. Che volevo... guarda che c'è un equipaggiamento qua. E così me lo dici.
E c'è una gara di bevute che, ma quella serve solo per i soldi, praticamente. Non serve una mazza. Allora, indossa travestimento. Camminiamo con passo compassato, serve? No. Il discorso è che mi hanno sgamato istantaneamente. Dove sta, scusate? In basso. Qui vedo che c'è un accesso segreto. Perché qui in basso, se no, come ci potrei arrivare? Non ci arrivo. Questa è la veloce risposta. Forse devo puntare là. Qualsiasi cosa sia. Ok. Non credo che sia quello il punto da cercare in realtà. Ma sai com'è. Deprediamo cibo. O forse invece sì, era questo. Ho grandi speranze. Torcia. Ripido. Dimmi che non ci sono bestie troppo strane. Da qui comunque non si risale. E qui? Questo è un manufatto romano? E infatti. Zitti tutti. Che ancora non ho idea di cosa servono. Ma questo è un dettaglio. No, Non era questo. Non era questo. Il luogo, purtroppo. Vai. Faccio un volo uccello, va. Io lo posso anche evidenziare, ma da solo non ci servirà a niente. Lì c'è una chiave, quindi qualcuno da ammazzare e ci dà un lingotto. Sì. Lì è il nostro bersaglio. Che posto è che potrebbe avere un accesso là sotto? Oh! Segreti da qua dentro? Il resto mi pare avere poco senso, onestamente parlando. E nulla c'è di entrare in quella casetta lì, Un secondo che attacco il cavo delle cuffie, che purtroppo con le live, che sto molto tempo con l'audio attaccato, in più tutte le mattine che faccio delle lezioni. Ormai siamo tutti in FAD, anche detta formazione a distanza. Quindi queste cuffie le sto davvero utilizzando un sacco. Ok, allora. Facciamo un tentativo così alla casupola lì vicino. E sapete che vi dico che se mi attacca qualcuno forse potrei pensare di menarlo. Oddio, non lo so, penso che potrebbero chiamare milioni di guardie, sarebbe stupido. Allora. Salve signora. Ho premuto troppo fortemente tab, che non era il tasto che avrei dovuto prendere. Era block maiuscolo che mi fa camminare, ma ok. Qui non c'era assolutamente niente, ok. C'era da immaginarlo. Ok. Non dirmi che non c'è. Fa caso al fatto che mi sono buttato nel fieno così. Stupendo. Va bene, c'è cascato per qualche strambo motivo.
Dovrei cambiare tasto per camminare, eh. Block maiuscolo è davvero scomodo. Ehi, tu chi sei? Uno quello che t'ammazza. Ok, facciamo i vaghi. Mamma mia, che fail. Va bene. È successo niente, è successo niente. C'è niente da guardare. Tanto sincronizziamoci, che mi sa che potrebbe servire per il futuro. Ok. Questo è uno. L'equipaggiamento mi interessa un sacco, però. Quella statua a terra non è un bel segno, però. Per me davvero potrebbe essere qualcosa da qui dentro, però. Mi sarei potuto buttare da qualche parte? Balle di fieno in giro? Là? Ok. Vorrei uccidere un po' di guardie qui intorno. Ho preso quella sbagliata. Meglio. No, che miss. Volevo togliermi da qua. Non è male, lascia, eh. Che sì, fa meno danni, però essendo più veloce. La cosa è che l'altra, quando gli prendeva bene a un certo punto, faceva quella serie di attacchi concatenati che erano fortissimi. Là dietro non ci interessa in realtà, ma bloccata. Dall'altro lato. Devo andare dall'altra parte. Ci deve stare qualcosa qui, non ci credo che non c'è niente, dai. Quello era per ucciderli? Non serviva ad altro, eh? Ok, interessante, ma fino a un certo punto. Qui è bloccata, ma aspetta. Di lì si scende da qualche parte, però. Di lì si scende da qualche parte. È qua dentro quello che ci serve. No, no, aspetta, Corvo, torna un attimo. Lì ci collega il cavo. Cavo. Quel cavo non ci dice niente, però non ci fa entrare da qualche parte più figa. Da lì mi sa che si esce una volta che siamo entrati. Quello non è la nostra entrata. Ciao Walter. Ah sì, dai, sta andando abbastanza bene. Abbiamo avuto qualche fail, ma anche qualche successo. Ah, posso rompere qua. Svolta. Ok, ho capito. È andata. Quanto siamo stati fighi. Eccolo. Andata. Finalmente un arco.
Esistono vari tipi di arco, ognuno con funzioni e specialità diverse. Grazie di avercelo fatto sapere. Quindi questo usa, è da caccia. Questo è arco leggero. Aumenta la probabilità di critico. Colpo alla testa, fa molti meno danni dell'arco unico. È più veloce però, ovviamente. Sai che di base manco mi piace tanto. Oh mer... What? No, non lo so se non mi piace tanto. Sembra una figata in realtà. Certo, fa meno danni alla testa, ma è ultra rapido. Quindi se dovessi avere dall'altra parte qualche cosa di veloce, ha senso. Cioè, per i soldati normali non conviene, Però... Not bad. Volevo vedere se c'erano delle guardie subito qui fuori, perché volevo fare l'uscita. Volevo fare l'uscita aggressiva. Bella, Max. Allora. Ora è uno con molta nonchalance. Anche se ho il tasto per camminare sbagliatissimo sul blocco maiuscolo, che è molto scomodo. Vediamo di capire. Ops. Salve, signori. Non badate a me. Mamma mia, fortuna che sono rincrivieniti assai. Il mio bersaglio sarebbe di là. Ci arrivo con salto là? Oh, proprio adesso? Oddio, vedranno il corpo tantissimo, vero? Nah, mi hanno strasgamato. Ora potremo scoprire questo nuovo... Mazzanto corre quello. Ammazza che flash. Mi ha stravisto. Wow. Ricamuffati tantissimo. Vedete, riesco a fregarlo un po' di assassinio. È vero che ho due barre dei poteri adesso dell'adrenalina. L'ero totalmente dimenticato. Ok. Fa pochi danni, ma... È interessante. Probabilmente per come uso normalmente io... Chiave di Leicester, quindi davvero ho preso la chiave. In questo caso non so cosa farne della chiave, ma prima o poi qualcosa farà, immagino. C'è qualche forziere qua che non ho... Ah, sì che c'è un forziere. Serve la chiave per questo forziere? No. Normale forziere. Ok. Da furtivo. Cioè, vedete, qua fa un terzo della vita. Sono comunque belli resistenti questi, La differenza non è così tanta. Comunque, però qui posso tendere l'arco. Qui posso tendere l'arco e fa una grossa differenza. Sono gente aggressiva qua? Non mi pare. Qui prendiamoci dall'alto però, Prendiamo un punto d'osservazione un pizzico migliore. Il nostro obiettivo.
Così easy? C'è da confermare la kill in teoria, ma... Ok, nessuno si è particolarmente sconvolto. Fortuna che non sono amico loro. E già di cattiveria. I miei nomi di guerra svaniscono. Non sono più l'intendente guerriero, il sangue lucente, il cranio spaccato. Il flagello dei... Ci volevano tutti benissimo, proprio. Il benefattore che elargisce argento. Volevo solo viaggiare e razziare. E scrivere da me il mio destino. Entrerai nel Valhalla con un poema sulle labbra. Ma che, gli stiamo dando pure a benedizione? Puss, via.